Siamo qui con Davide Caracciolo per la 14ª edizione di Corto e Cultura. Davide questa sera sarà premiato per il suo corto Pescado. Di cosa parla il corto che hai presentato al concorso? Pescado è una storia di mare, la storia di un pescatore che su una spiaggia desolata si troverà a fare i conti con la propria vita e si accorgerà che il tempo è in qualche modo una linea irrazionale che spingerà la sua coscienza ad accettare l'inevitabile. Un corto psicologico giocato sulle emozioni e giocato sulla solitudine, in qualche modo il rapporto tra l'uomo e la morte, su una spiaggia, che può essere una spiaggia del mondo. Cosa te l'ha ispirato? Il desiderio di raccontare una storia sul mare che avesse come protagonista appunto il pescatore, e soprattutto il desiderio di raccontare una storia con un solo attore, girare un cortometraggio con un solo attore che è stato appunto l'attore tarantino Axel Caponio, e appunto il desiderio di raccontare una storia ambientata interamente sul mare, quindi sicuramente quello è stato il punto cardine della creazione dell'ideazione di Pescado. Bene, noi ti facciamo tanto in bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie a voi.